Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate su questo canale. Oggi video un po' differente in quanto quest'ultimo weekend sono stato al Guitar Summit, la fiera probabilmente al momento più importante d'Europa per quanto riguarda la nostra amatissima sei corde. Non pensavo di fare questo video, sono andato così come per andare a vedere un po' quello che succedeva, visto che Danilo doveva andare su per fare dei contenuti, ho detto ma sì dai, vengo anch'io a vedere cosa succede, e poi ho filmato qualche cosa per me. Non pensavo di fare un contenuto, ma sono talmente entusiasta dell'esperienza che ho fatto che ho detto ma sì dai, facciamo un piccolo collage di cose e vi racconto un pochino com'è andata. Per cui portate pazienza se la qualità delle riprese non è ottimale, però insomma volevo proprio condividere con voi questa cosa. Ma non perdiamo altro tempo e vi faccio subito vedere che cosa è successo. In compagnia dell'amico e famosissimo youtuber Danilo Vicheri, che come potete vedere in questa foto già era entusiasta di fare questo viaggio con il sottoscritto. Il Guitar Summit si svolge a Mannheim, che pensavo fosse una cittadina calabrese, detto così vado anche a trovare i parenti, è Mannheim, invece no, è in Germania, vicino a Francoforte, e si svolge in questo edificio molto bello, il Rosengarten Centro Congressi. Un evento molto grande che comunica entusiasmo, come possiamo sentire dalla testimonianza audio di Danilo. Wow! Ah beh, già, ovviamente ci sono anche i dinosauri, certo. Abbiamo fatto casa base allo stand di Phase Distribution, dove si possono trovare i pedali di Credit Tube Circuits, i pedali nuovi di Walrus, la nuova serie Mako. C'erano ovviamente anche gli eccentrici pedali B-Tronics che, ragazzi, sono sempre uno spettacolo da vedere. Cioè, ditemi se esiste un pedale più bello di questo. Veramente fantastico. E anche altre cose molto più strane come questo Tuna Fuzz. Sempre da Phase, anche J-Rocket con questo nuovo pedale PXO. The Guitar Summit 2024. Good morning! E ci sarà il video completo sul canale di Danilo proprio con Philex in persona. Quindi iscrivetevi al suo canale e non perdete questo video super. Nonostante un pomeriggio passato con Philex, magari quello che vuoi è solo una coroncina. Dai, la volevi anche tu la coroncina? A me nessuno l'ha fatta la coroncina. Vabbè, dai, vediamo se riusciamo a recuperare. Seguitemi su Instagram. Come dicevo, la fiera molto grande, tantissimi brand e stand interessanti, gli amici di Daddario, poi di fronte c'erano le chitarre Strandberg, tra cui questa nuova signature di Connor Kaminski, giovane chitarrista molto molto bravo, questa altra Strandberg dal prezzo probabilmente improponibile. Qui invece le chitarre Aristides, chitarre innovative fatte in fibra di carbonio, diciamo molto molto accattivanti e super moderne, però veramente belle da vedere. Devo dire, un brand molto molto affascinante, chissà se riusciamo a portare qualcosa anche qua in Italia. Ma se quelle chitarre vi sembrano strane, beh, diciamo che queste lo sono molto ma molto di più. Ovviamente spazio anche per chitarre più tradizionali, questa bellissima Strato Relic, tra l'altro di Maybach, un marchio tedesco, che sembrano veramente fatte bene. Non ho avuto la possibilità di provarle, ma mi piacerebbe molto. Queste invece sono le Fibonacci. Vi ricordate le chitarre che usava Tom Quayle prima di essere un artista Ibanez? Io me lo ricordo bene. E anche queste dal vivo fanno proprio una bella figura. E per gli appassionati anche qui di top in acero, super figurato con super colorazioni, anche quelli di Nick Huber sicuramente non deludono. Abbastanza centrale era anche lo stand di Blue Guitar con Lamp X, questo diciamo leggendario ormai prodotto che speriamo di vedere prima o poi. Non poteva mancare Neural DSP con il suo stand, che oltre ad avere il suo appunto stand proprietario con Quad Cortex, plugin eccetera, diciamo che la fiera era disseminata di Nano Cortex, ce n'erano veramente tantissimi e in effetti il formato così piccolo lo porta a essere super comodo in una situazione di fiera come questa, che è una fiera super silent. Situazione sicuramente comoda, anche se a tratti un po' strana. Sentite qui Tom Quayle e Martin Miller mentre suonano, cioè sentite. Sulla questione silent si può discutere, ma sicuramente passare più giorni in fiera in queste condizioni
è una manna, diciamo, per le orecchie, perché assolutamente si può stare senza nessun tipo di problema, e provare anche amplificatori dei bestioni come questi si può fare tranquillamente grazie al sistema ibrido, che qua, come vedete, da Boutique Amp Distribution, ma in tantissimi altri stand, erano assolutamente presenti. E qui, tra l'altro, novità, oltre alla Plex, anche il Friedman J.K. Lee 50 Watt, molto molto interessante, e anche questo, l'IRJ, versione pedale. Siamo poi passati a trovare gli amici di Blackstar, penso vi ricorderete il video fatto con Danilo, proprio dal loro quartier generale, magari ve lo lascio giù in descrizione. Qui il nuovo ampli di Jared James Nichols, derivato praticamente dal St. James, quindi molto molto leggero, che abbiamo potuto sentire dal vivo. Dopo vi faccio sentire qualche clip di Jared che suona, uno degli esseri umani più grossi che abbia mai visto sulla faccia della terra. Qui Steve ci faceva vedere che anche la 4x12 che hanno fatto è super super leggera, e ricordavamo le gag che abbiamo fatto presso il loro quartiere generale. Insomma, andate a vedere il video, che è sicuramente molto molto divertente. Qui al Guitar Summit anche tanti amici italiani, come i ragazzi di Red 7, che hanno presentato il nuovo Noise Gate a pedale, e anche il nuovo Amp Central, che sta riscuotendo un grande successo anche oltreoceano, oltre ovviamente i loro bellissimi amplificatori, che sono veramente... guardate che figata, proprio belli, bravi. Sempre made in Italy, liuteria di alto calibro con Bacci. Poi c'erano anche gli amici di BHI, guardate che top queste chitarre, ragazzi, veramente veramente belle. Magari vediamo se riusciamo a portare qualcosa sul canale. E molto affascinanti anche le Giordano, della linea sicuramente più tradizionale, che strizza l'occhio a Gibson. E non poteva mancare lo stand di Volta, con pedali che sicuramente conoscete, come il nuovo 1987 versione MIDI, davvero una bomba. E qui Carlo Sorasio con la nuova tecnologia Sonic Mind, che permette di digitalizzare un rig analogico. Veramente una roba, ragazzi, molto molto succosa. Oltre al discorso brand e prodotti, però, quello che mi ha colpito particolarmente è proprio la quantità di musica presente in fiera. Perché sì, è vero, la fiera è fondamentalmente silent, però erano numerosissimi questi spazi, questi stage, dove trovavi artisti del calibro di Per Nilsson e altri che vi faccio vedere tra poco, che suonavano benissimo e facevano musica. Ed è stata una cosa veramente, veramente bella, perché il livello, ragazzi, era proprio alto, eh. Che sì, è vero, c'è ormai YouTube, il digitale, la musica fatta con intelligenza artificiale, però, ragazzi, sentire un chitarrista dal vivo che suona bene è sempre fantastico. E la prova è questa, guardate quanta gente che c'è per vedere il nostro Matteo Mancuso, incredibile come sempre. Thank you.
questo, ragazzi, è quello che succedeva la sera. Questa sala concerti stupenda diventava il teatro di milioni di note e tutte suonate con molto cuore, quindi è stato veramente, veramente una figata. Ragazzi, naturalmente non vi ho fatto vedere tutto, c'erano tanti altri brand, tanti altri artisti, alcune location, anche alcune stanze che non ho visto, come quella degli amplificatori dove si potevano suonare proprio con le casse a tutto volume, non mi sono neanche accorto, ok, che ci fosse. Questo perché purtroppo il primo giorno di fiera ce lo siamo bruciato, perché il volo ci è stato cancellato e quindi siamo dovuti arrivare il giorno successivo. Abbiamo fatto solo 2 giorni su 3, purtroppo, quindi no, per causa forza maggiore, quindi sicuramente qualche cosa me la sono persa. Però quello che volevo comunicarvi è proprio la vibe generale, l'atmosfera veramente di festa, molto serena, giocosa, tutti gli stand, tutti gli artisti, non so, tutta questa atmosfera molto amichevole che veramente è stata per me inebriante, in qualche modo, come si dice in inglese, refreshing, proprio rinfrescante. E quindi non potevo fare a meno di condividere con voi questa cosa e dirvi che, insomma, è un ottimo posto, un'ottima fiera da andare a visitare, a partecipare, se vi piacciono queste cose. E pertanto, niente ragazzi, se vi piace questo tipo di video iscrivetevi al canale, anche se non ne faccio tanto spesso, ma iscrivetevi per i prossimi contenuti succosissimi che arriveranno, perché probabilmente qualche cosa di quello che vi ho fatto vedere potrebbe arrivare proprio su questo canale. E anche per oggi questo è tutto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuuu!